Buongiorno a tutti. Abbiamo visto l'invio dei 72 discepoli e c'è questo versetto 12 che fa da cerniera. L'abbiamo letto nella pericope precedente e lo leggiamo anche oggi. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Ecco, il Signore spiega ai suoi 72 che appunto se il missionario rispetta le regole della missione, come dice Gesù, ecco, allora dopo, se c'è un rifiuto, avrà un trattamento molto severo. Ecco, non sto parlando di quelli che fanno male, dico quelli che veramente seguono le condizioni del ministero, non portare la bisaccia, il bastone, i soldi, eccetera. E poi le guarigioni e tutte quelle cose lì. Ecco, quando il regno di Dio irrompe in questo modo, se c'è un rifiuto, c'è una grande sentenza negativa. Appunto, addirittura Gesù cita Sodoma, la città del lago, Sodoma e Gomorra che furono sprofondate. E questo però lo diceva ai suoi. Invece, se andiamo avanti nella lettura, inizia anche una invettiva contro, come vedremo, le città che hanno visto quello che il Signore aveva fatto. Leggiamo: guai a te Corazin, guai a te Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero avvenute le opere potenti che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, sedendo sul sudicio e sulla cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. Ecco, qui Gesù prende in considerazione le città sul lago. Sappiamo che Gesù era di Nazaret, abitava in montagna, sempre in Galilea, però quando inizia il suo ministero, dopo aver conosciuto i primi discepoli, fa base a Cafarnao, che la vedremo dopo. A Cafarno sono le città lungo il lago dove Gesù è stato presente più che in tutti gli altri luoghi. Ecco. E c'è un'invettiva a Corazin, una delle città, è una città sul lago di Genezaret, distante circa 2 miglia da Cafarno, è citata anche nel Talmud. Ecco. Poi dice: Betsaida, che vuol dire la città della pesca, la casa della pesca o della caccia, situata nella parte occidentale del lago di Galilea, anche questa. Sono tutte le città sul lago che hanno visto per prime appunto il ministero di Gesù con i miracoli, con questi miracoli, dice appunto le dinamis in greco, vuol dire le potenze, perché i miracoli e anche le resurrezioni possono venire solo dalla potenza di Dio. E Gesù dice una cosa scandalosa, perché? Perché Tiro e Sidone erano popoli pagani, città pagane erano. E nel paganesimo, per gli ebrei il paganesimo era un abominio perché si adoravano gli idoli falsi e si facevano anche dei sacrifici di uomini nell'antichità. Ecco, siamo nell'impero romano, era un po' diverso, però insomma il paganesimo era un disastro. Cioè, dietro gli idoli c'era Satana, questo ce lo dice la Bibbia a chiare lettere, sia a Mosè che nei Salmi. E allora Gesù dice praticamente che anche i pagani di Tiro e Sidone, cioè dell'attuale Libano, si sarebbero convertiti se avessero visto tutte queste opere potenti del Signore.
E allora nel giudizio finale avranno un trattamento meno severo che non quelli che invece hanno visto il Signore e non si sono convertiti, non hanno fatto penitenza. Ecco. La conversione deve avvenire quando irrompe il regno di Dio sulla terra, attraverso Gesù, poi anche attraverso i discepoli. Abbiamo detto che il regno di Dio c'è già, è già qui sulla terra, ed è fatto di uomini. Sono Cristo prima di tutto, poi ci sono gli altri che sono portatori di Cristo. Questi sono il regno di Dio, ecco, nel mondo, che è diverso dire la Chiesa. Noi poi, quando pensiamo alla Chiesa, pensiamo solo alla gerarchia, ma anche noi siamo Chiesa. Ecco, ogni cristiano fa parte di una Chiesa, ci sono le Chiese, delle varie città, ecco, i popoli di Dio, però, quando si parla di regno di Dio che irrompe, Gesù indica appunto i veri fedeli cristiani. E quando c'è il regno di Dio che irrompe, il Signore vuole vedere il cilicio e la cenere, che erano dei segni di penitenza e di conversione. E se non ci sono, dopo aver visto tutti questi atti di potenza, allora c'è un trattamento più severo che sarà dato appunto nel giudizio universale, nel giudizio finale. Poi prende come esempio anche Cafarnao, che anche questa è una città sul lago di Galilea, l'abbiamo già detto, dove alcuni resti si possono vedere anche oggi. Secondo i Vangeli vi risiedevano Pietro e Andrea e la loro casa era un punto logistico fondamentale per Gesù. Ecco, e Cafarnao, che è appunto il luogo dove Gesù abitava, uscito dal suo paesino di montagna, e faceva capo alla casa di Pietro. Infatti ce lo dice nei Vangeli che Gesù entra nella casa di Pietro e gli guarisce la suocera, se vi ricordate. E Gesù, per far vedere appunto il peccato di Cafarno, che non si era convertita, usa un testo di Isaia. Era il luogo dove Gesù era stato visto più che da altre parti, ecco perché nei momenti di riposo oppure di ritornare, c'era sempre questa casa di Pietro a Cafarno. Quindi poi Gesù insegnava nella sinagoga, il capo della sinagoga era un fedele del Signore, quindi era trattato anche bene, però Gesù non vede la conversione. Ecco, non gli interessa niente di avere successo, vuole vedere la conversione degli uomini. E c'è una sentenza tremenda. Ecco, i segni vogliono dire conversione, cioè il segno, l'atto di potenza deve portare alla conversione e non alla superstizione, alla curiosità. Ecco, Cafarno, allora il Signore dice: sarai innalzata fino al cielo, fino agli inferi, sarai precipitata, dice così. Sarai forse innalzata sopra il cielo, perché io ci ho abitato? No, tutt'altro, fino agli inferi sarai precipitata. Ecco, questo è il significato. E Gesù riprende un passaggio di Isaia, ed è appunto è drammatico perché l'oracolo contro Babilonia, nel libro di Isaia, l'invettiva contro Babilonia, e dice appunto più o meno le parole sono quelle, dice: e tu eppure pensavi, salirò in cielo sulle stelle di Dio e innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del settentrione.
Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Isaia 14, 13, 15. Vedete che il tema è sempre questo. È un rimando, si chiama, tematico di Gesù per stigmatizzare, per rimproverare questa città dove aveva abitato. Poi l'ultimo versetto dice: chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me, chi poi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Ecco, l'inviato di Dio si potrebbe dire che rappresenta Dio. Vedete che ho parlato del regno di Dio che c'è già sulla terra e qua lo vediamo chiaramente da queste parole del Signore. E dice: chi ascolta voi, ascolta Cristo. Chi disprezza voi, disprezza Cristo. Chi poi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Chi disprezza Gesù, disprezza anche il Padre che lo ha mandato. Ecco, allora, come ho già detto, ecco, queste parole vogliono dire molto anche il ruolo della Chiesa, cioè di quelli che sono gli inviati del Regno di Dio, ecco, che sono dispersi per tutta la terra e non sono rintracciabili, sono dispersi. Ecco, però vedete che un vero fedele cristiano che predica e che fa la predicazione itinerante, se appunto lo fa, come ho già detto sopra, secondo le condizioni dettate da Gesù, ecco, allora il rifiuto diventa una condanna. Questo è drammatico, ecco. E quindi stare molto attenti, ecco, con i figli della Chiesa, con i figli di Dio, ecco, perché in altri luoghi il Signore dice: anche se a uno di questi piccoli qualcuno darà anche solo un bicchiere d'acqua, non perderà la sua ricompensa. Pensate un po', ecco, c'è questa presenza di Dio attraverso i suoi, che appunto è quello che abbiamo detto del regno di Dio, e che appunto, se li si disprezza, si disprezza il Signore, e se li disprezza il Signore, si disprezza anche il Padre. Ecco, rispetto a queste invettive, il paganesimo era idolatria. Ecco, la Bibbia condanna sempre l'idolatria, questo culto di questi fantocci fatti di pietra o di pietre preziose o di metalli preziosi. Ecco, dietro c'erano gli sheddim, dice Mosè, cioè sono i demoni, che nell'antichità si arrivava anche al sacrificio umano e anche oggi ci sono queste cose, purtroppo. Ecco, quindi è proprio parlare dei pagani, un ebreo del tempo, ecco, era, voleva dire l'abominio, ecco, proprio il peggio del peggio. Eppure c'è un lato positivo su queste sentenze, che anche rispetto all'idolatria poi Dio terrà conto nel giudizio. Proprio quando dice appunto che se questi atti di potenza fossero accaduti in Tiro e Sidone, subito, già adesso, sederebbero sul cilicio, sulla cenere. Il Signore dice così. Allora c'è anche una valenza positiva, cioè vuol dire che Dio terrà conto di tutto. Ecco, questo mi sembra positivo. Ecco, perché chi non ha ascoltato la parola ha molte meno colpe. Ecco, invece quelli che hanno ascoltato la parola del Signore a Cafarno, a Bezzaida, a Corazim, e hanno visto il Signore, i suoi atti di potenza, e non sono convertiti, hanno una colpa più grande.
da Gesù venivano anche dei pagani e il Signore non li rifiutava, pensate, non discriminava nessuno il Signore. E spesso in loro Gesù trova la fede e dice appunto, grande è la tua fede. Cioè, la donna cananea, ricordiamo ad esempio, che viene guarita. Ecco, e Nazaret e Cafarno, come abbiamo detto, sono i luoghi che Gesù ha frequentato di più. Ecco, la presenza del Signore doveva portare alla conversione, che invece c'è stata solo parzialmente. E quindi è giusto parlare del rifiuto del Messia da parte del popolo di Israele. Lo dice il Signore qua, ecco, non è che si voglia accusare gli ebrei di tutte le generazioni, però la generazione che ha vissuto e ha visto il Signore è una generazione che in gran parte lo ha rifiutato. Ecco, e quindi il Signore poi predice la distruzione di Gerusalemme e del Tempio e la diaspora che avverrà, come sapete, nel 70 d.C. Il secondo spunto è il metro di giudizio di Dio, che viene espresso in un altro luogo del Vangelo. Adesso lo leggiamo, dice, a chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Luca 12, 48, lo vedremo prossimamente, tra poco, al capitolo 12. Quindi c'è un metro di giudizio da parte di Dio, non è che il giudizio avviene a macchinetta, è molto, una cosa molto delicata, perché Dio deve tenere conto di tutto. Se non hai ascoltato la parola hai meno colpe, se non è stata colpa tua, non sono mai arrivati missionari nel tuo villaggio o nella tua città o nella tua nazione, quindi non hai mai visto il Signore all'opera in loro. Ecco, allora c'è una condanna meno grave. Ecco, invece, quelli che hanno visto il Signore e tutti quegli atti di potenza, pensate che ultimamente negli ultimi racconti abbiamo letto che Gesù era seguito da delle folle enormi che lo seguivano dappertutto. E quindi questi avevano visto tantissimi miracoli, perché Gesù, pensate quanto ha viaggiato e quanto ha predicato, quanto ha guarito i malati, cacciato i demoni, poi mandava i suoi 12, poi adesso ne manda 72. Ecco, c'è stata un territorio che è stato messo, che è stato teatro di predicazione, ecco, in modo capillare, ecco, quindi non ci sono più scuse, ecco, questo popolo della Galilea si trova in una posizione difficile, degna di giudizio, appunto perché hanno avuto più di altri. Tiro e Sidone erano lontane, qualche volta Gesù va ai confini di Tiro e Sidone, arrivano alcuni, ma non è mai stato là a predicare, e neanche, come abbiamo visto, nella parte della odierna Giordania, rimane molto poco. Ecco, un po' lungo il territorio del mare lo vediamo, però è rimasto sempre nella Terra Santa. Gesù stesso diceva: non sono stato mandato a nessun altro se non alle pecore perdute della casa di Israele. La sua missione era per gli israeliti. Però vedete, c'è un'apertura qua già ai pagani. Vuol dire che, appunto, come ho detto tante volte, il progetto di Dio tende a diffondere la parola del Vangelo in tutto il mondo. E questo è il progetto di Dio. La storia non sono dei corsi e dei ricorsi storici, ma c'è un progetto ben definito del Signore che va avanti progressivamente alla sua velocità. I tempi sono quelli del Signore e non i nostri. E per noi oggi che cosa vuol dire questo paradigma?
c'è questo metro di giudizio. Anche noi abbiamo sentito di tanti miracoli nella storia della Chiesa. Provate a leggere le fonti francescane, c'è pieno di miracoli fatti da San Francesco, tanto che alla fine ci si stanca a leggerli. Lo dico in modo paradossale, ma ne ha fatti tantissimi, ma poi tanti altri santi. E abbiamo dei miracoli che non sono lontano da noi, ad esempio quelli di Padre Pio, che era conosciuto in tutta Italia, che aveva costituito tanti gruppi di preghiera e che aveva fatto tanti miracoli e aveva convertito tante persone. E questo è uno dei santi, appunto, che li chiamavano un po' antichi, ecco, invece no, non è vero, ecco, aveva dei carismi. E i santi sono tutti uguali. Alcuni dicono che ai giorni nostri non ci sono più i miracoli. Non è vero, se non ci sono i miracoli non c'è la fede. Il problema è che non c'è la fede. Però i miracoli ci sono ancora. Ad esempio a Medjugorje ci sono 600 miracoli certificati, cioè col certificato del dottore, della guarigione. Ecco, e questo si sa. Poi c'è Maria che appare da 40 anni. Questo, il Signore, sono cose grandi che ci ha dato, la presenza della Madonna che ci parla due volte al mese, che ci insegna il cristianesimo, ci insegna la via del Regno dei Cieli, noi non l'ascoltiamo. Ci è stato dato molto anche a noi. Ecco, a Medjugorje vanno in milioni. Ma sono pochi, perché la Madonna è venuta per tutta la terra, per tutta l'umanità. Lo stesso è successo a Fatima. È stata accolta solo in Portogallo. Infatti il Portogallo non ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, perché c'era stata la conversione, ma tutto il resto del mondo ha ignorato, ecco, questi fatti sovrannaturali, questi doni del Signore che ci manda la sua madre, ecco, per convertirci e cambiare vita. Ecco. E il fatto della conversione è un richiamo che fa Dio attraverso i suoi inviati, partendo dai profeti dell'Antico Testamento, poi anche Gesù e Giovanni Battista dicevano convertitevi, e poi anche gli apostoli, poi i santi, poi la Madonna. E insomma, ormai i richiami sono tanti, sono secoli e secoli che il Signore chiede questa conversione del mondo, perché il mondo non può andare avanti senza Dio. E vediamo cosa succede oggi. È un mondo perso, dice la Madonna, ha perfettamente ragione. A parte che stiamo distruggendo il pianeta in modo irreparabile se non ci fermiamo prima, ma è anche un mondo sanguinoso, sanguinario, è pieno di guerre, di ingiustizie. Non si può cambiare la storia se non cambiano gli uomini. È un'illusione. Ecco, pensare di creare un mondo migliore se non cambiano gli uomini. Conversione vuol dire cambiare vita, cambiare lo schema mentale, e questo non succede se non in parte. La nostra generazione si può dire che ha avuto molto, più di altre passate, 40 anni di presenza della Madre di Dio su questa terra. Il giudizio come sarà? Ci sarà forse un castigo, ci sono questi segreti che non conosciamo, però vedete che il Signore indugia al castigo perché aspetta, appunto, del tempo, il tempo della conversione. Infatti la Madonna dice che è un tempo di grazia questo, poi però secondo me arriveranno i castighi. Perché il mondo non si converte, il mondo ha cancellato dalla terra Dio. Ecco, parlo dei paesi cosiddetti cristiani, quindi gli altri hanno meno colpa,
Però siamo in un momento drammatico. Ecco, come sarà allora, ritornando al tema della nostra pericope, del nostro passaggio che abbiamo letto, come sarà il giudizio? Probabilmente i pagani avranno un trattamento meno grave del nostro, perché noi abbiamo avuto tanto. Pace e bene a tutti e buona giornata. Oh, 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 Gina, Gina.